Arema. Allora, siamo arrivati a Brescello e siamo davanti al museo di Don Camillo Peppone. Siamo molto di corsa perché è mezzogiorno circa e il museo chiude. Quindi ora noi ci informiamo e poi dopo ritorniamo a vloggare, se del caso. Eccoci qua. Prego. Allora, il museo chiude a luna, fortunatamente non è a mezzogiorno. Per ora si va a fare il biglietto all'ingresso principale del museo, perché la sede principale non è questa, è da un'altra parte. Passiamo per attraverso il carro. E che c'è anche la piazza con il carro armato, sempre belli, e quella piazza lì è quella che ha simulato il paese della Russia, il paese quando paese arrivano con l'autobus. No, ora metteremo immagini di paese di Russia. Attuazione del punto C, pernottamento in albergo. Questa è la piazza del paese russo a Brescello. A Brescello, tant'è che c'è anche una scritta in cirillico lì sul muro, non so quanto riusciate a vedere, e ma quello lì è il museo, quello lì appunto è il museo di Don Camillo Peppone, che ora andiamo a vedere. E tra l'altro, si noti, mi si permetta, ma noi non vi abbiamo, non mai, abbiamo chiamato mai chiamato per tirar giù picconate le statue di Stalin e di Lenin, e infatti stanno ancora lì. E il carro armato, fai vedere il carro armato, lo facciamo vedere dopo quando usciamo dal museo perché è tardi. Proprio appunto in quella piazza di Unione Sovietica. E niente, benvenuti compagni italiani, andiamo a vedere il museo. A Brescello ci sono tre musei da vedere. Nel primo, che state vedendo, si divide in tre sale, una per piano. Nella prima sala, quella pian terreno, come state vedendo, ci sono fotografie di backstage di vari film girati a Brescello e dintorni, di vari film, ma non di Don Camillo, che ha un'intera ala del secondo museo dedicata e che vedremo dopo. Spostiamoci quindi al primo piano del primo museo. Nella scala, come vedete, ci sono oggetti di uso comune degli anni passati. Il primo piano ci accoglie con la ricostruzione della bottega di un falegname, così come doveva essere alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, con tutti gli oggetti in legno manuali. Subito di fronte a questa bottega sono presenti alcune vetrine con oggetti della professione e una parete di fotografie relative a questa ricostruzione, che è stata in realtà poi utilizzata in un film. Mi sfugge quale film, ma poco importa, c'è scritto. Qui abbiamo una bellissima piantina, come vedete, che ci indica tutti i luoghi del film, indicando appunto dove si trovano all'interno del paese, poi li andremo tutti quanti a vedere più tardi, una volta usciti dai musei prima che chiudano. Qui vediamo invece delle foto, come dicevo prima, di backstage di film di Don Camillo, questa volta, mentre quelle altre che abbiamo visto di altri film girati qui a Brescello. Vediamo delle attrezzature dell'epoca, fari, microfoni, cinepresa a pellicola, registratori a bobine che si usavano a quel tempo per registrare l'audio in presa diretta, un ambiente vagamente ricostruito della segreteria del cardinale. Qui mi chiama il bondario. La scena artificiale dell'alluvione del 51. Come hanno fatto a fare questa scena? Con uno specchio. Vediamo scorrere le ultime foto sulle pareti di questa stanza del primo piano per passare al piano successivo, dove sono presenti oggetti della tradizione contadina della zona. C'è la tappatrice di Dario e un po' di altre cose per fare il vino. E qui sopra appunto altri oggetti della tradizione contadina, tra cui una barca di quelle che un tempo solcavano il Po, una serie di attrezzi, le carriole, una lampada a petrolio, una lampada a piantana. quella è una lampada a piantana, cioè,
Dietro vedete quella scena del film quando fu dell'alluvione con le barche, barche come questa per l'appunto, e un impermeabile dell'epoca, una trincea, cos'è quella? Boh. Qua altri oggetti della tradizione contadina, tra cui io do il ramato. Scena di Don Camillo che mungeva le mucche, e qui vediamo invece il compagno trattore sovietico di, già, di Peppone. I recipienti per il latte, come si chiama quel coso lì per i buoi? Il morso, no, non è il morso, no, quello per i cavalli. Non mi viene a mente come si chiama. Il coso per mi i buoi. Sfugge. Ah, e questo oggetto qui, che sicuramente Dario ben conosce, che è uno scaldaletto. Queste cose si mettevano dentro, sotto alle coperte, lì si appiccava il fuoco e poi si suonava la cedra. Ecco qua, qui siamo nel museo archeologico, come vedete ci sono questi reperti di epoca romana che risalgono alla necropoli che si trovava qui prima del paese di Brescello. No, quando si dice perdere la testa, i piedistalli. Delle ville romane. Grandi scali. Sono mosaici veri. 1912. Mentre i reperti che c'erano di là erano degli anni 20, abbiamo letto prima il cartello. Eccoci qua, da scale e corridoi intricati. Siamo dove era vietato filmare, perché in, non vi abbiamo portato in questa stanza. Siamo nel museo Don Camillo e Peppone. Chiuso per sciopero generale. Lo sciopero dei lavoratori. Questo è Peppone che scrive male, che poi glielo deve correggere Don Camillo. Manifesti. Manifesti originali del film. Moto. Tutti, alle pareti è pieno di manifesti del film in ogni stato, in ogni lingua, perché è stato filmato, pubblicato in più di uno, ovviamente all'estero anche. Giornali. Creatore marca geloso usato da Don Camillo nel terzo film. Sì, quando appunto nella cabina elettorale. Tra poco ascolterete la voce della Russia. Inseriamo la scena, dai. Sì. Cittadini, non dimenticate, lista Peppone, lista Baffone. Chi vota Colomba si scava la tomba. Fine. Tra qualche istante ascolterete sulla piazza la voce della Russia. Però prima ascolterai quella di Peppone. Ramecchina. Modellino di Brescello. Brescello. Anche questo purtroppo. Brescello Milan, partita del 55. Scene dalla Russia nella piazza, quella dove eravamo. Quella dietro a queste finestre. Che è qui, dietro a queste finestre, perché siamo qui dentro. E qua ci sono le biciclette del famoso finale che Manuel non ha mai visto, perché dormiva sempre a quel punto. Non ha mai punto. Visto finire i film. Le due biciclette usate nella scena finale del terzo film. Che quello. Esatto. Fotografie a profusione. Ah, la bicicletta. Del prete da corsa. Del prete da corsa, sì. Guarda, un prete da corsa! Le famose scene della signora Cristina, tanto amata, brava donna. L'oratorio sommerso. Qui, in un avvallamento, si trovava una volta una cappelletta. In un momento il fiume la sommerse insieme al sagrestano. Il sagrestano era il nonno della signora Cristina, la quale ad ogni anniversario... Qui con... quando hanno fatto le
Ah, quando hanno fatto le due statue che sono in piazza, che non ci siamo ancora andati, ci va dopo. Le foto nel funerale della signora Cristina, credo, no? L'alluvione, no? No, sì, queste sono foto storiche dell'alluvione del 51, credo. In generale, come avete visto, il museo di Don Camillo Peppone è pieno di cimeli storici, ma soprattutto di tante fotografie e descrizioni che raccontano prevalentemente il dietro le quinte di quei 5 film, 6 volendo, perché c'è anche qualcosa sul sesto film mai uscito, e tutto il mondo che ne girava intorno. Molto interessante, ma per brevità non possiamo farvi vedere tutto in questo video, se no sarebbe eterno. Vi invitiamo pertanto ad andarlo a visitare a Brescello e leggervi con calma le descrizioni e vedere tutte le belle fotografie che ci sono appese al muro. Come dicevamo, fuori dalle finestre del museo c'è la piazza del Paese Russo che avete visto prima. Con questo concludiamo la visita al museo. Ma allora non erano i tedeschi che andavano via, erano gli americani che arrivavano. Oh, i tedeschi americani, un po' uguale. Ma questa è la stella americana. Non erano i tedeschi che partivano, erano gli americani che arrivavano. Reverendo, l'Italia è un porto di mare. Chi va e chi viene. Come si fa a sapere chi è che va e chi è che viene? Parlano tutti forestiero. Su, andiamo. Tutti se lo immaginano davanti, invece è laterale, ma anche nel film è laterale. Ma non si vede mai. Se ci fai caso. Viene sempre inquadrato come se fosse. Esatto, viene sempre inquadrato come se fosse questo, ma non viene mai detto che quello lì è il municipio. Il municipio è quello lì, è il laterale. Il crocifisso non c'è quello giusto, però vabbè. Qua ci sono le ultime panche della chiesa, vedete, la fila finale. E qui c'è la porta che nel film dà sul campanile. Naturalmente, è in casa sua. In realtà, all'interno di questa stanza c'è il crocifisso parlante di Don Camillo, quello che manca lì, vedete, c'è scritto qua, vedete, che è questo, il famoso crocifisso del film. Però non c'è il campanile, questa no. È una cappelletta, vedete, non è chiusa sopra. Non è un corridoio. E qui ci sono invece i tasti utilizzati per suonare le campane del film. Guardate, Don Camillo, se suona le campane non è per festeggiare la sua vittoria, ma perché è contento della felicità del suo vecchio nemico Peppone. Qui c'è il pulpito di Don Camillo. Gettate tra le braccia della terribile Russia quella vera! Scusate, signore. E qua sotto, vedete, c'è la fonte battesimale, che invece nel film si trova nell'angolo opposto della chiesa, cioè lì in fondo. Presentate il bambino. Invece le balaustre sono esattamente le stesse, quelle originali dell'epoca, cioè ancora di cera per evitare che la gente si infili sull'altare per fare le foto. Turisti. E basta. Un altro dettaglio che abbiamo notato diverso dal film, vicino a quella colonna lì, dove ora non c'è nulla, ci sarebbe invece la statua della Madonna che solo nell'edizione francese risponde ad un Camillo quando. Che questa cosa rivolge. Però io sinceramente non me la ricordo. La statua tu l'edizione francese non l'hai vista. Ma nemmeno la statua della Madonna, mi ricordo. Ti farò vedere. Questo che devo fare? Io ho fatto il peccato, faccia la penitenza. Santa Vergine, venite in aiuto. Non immischiare nei tuoi affari chi non c'entra, capito? Noi sempre vostra madre. Don Camillo. Mi giudicate male, Gesù. Je ne sais pas vous dire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Que celui qui a péché fasse pénitence. Cette Vierge venait à mon aide. Cette affaire est strictement du ressort de mon fils. Je ne peux pas m'en mêler.
C'était pourtant sa mère. Bon, eh bien, je vais essayer. Vous me jugez mal, Jésus. Siamo fuori dalla chiesa. Il portico sì. Non c'era prima del film. È stato costruito per ci il fu film. Fatto per questioni cinematografiche. Per evitare che il sole picchiasse e riflettesse sul marmo, probabilmente. Perché veniva meglio, perché sembrava meglio. Se facciamo quattro passi avanti, magari lo si vede anche. Piacque e ci fu lasciato. Buono a sapersi. Lì abbiamo la statua di bronzo. Dov'è? Lì, di Don Camillo, che ora ci farà una foto. Lui proprio. Don Camillo ci farà una foto. Certo. E di là, invece, dall'altro lato, dove c'è il municipio, e cioè c'è la statua di Peppone, che è quella. Siamo nella via dietro la chiesa. La come si dice, insomma, la canonica. La canonica. Qui c'era il banchettino del poligono di tiro. Don Camillo era convinto che quel tiro a segno piazzato proprio dietro la canonica altro non fosse che l'ultima maledetta trovata del signor sindaco per continuare a rompergli le scatole. Che dà noia a Don Camillo che poi dorme dietro quella finestra lì. Un'altra. Questa qua è la casa di Peppone. Se scansi la testa, quello è il balcone da cui Peppone si affaccia col bambino. Esatto. Qui, di fianco alla chiesa, c'è l'ingresso della canonica, dove vediamo la famosa scena. Si vede quella scena del referendum. Quando lui ritorna col furgoncino, lo parcheggia lì, quella macchina lì comunque. E poi arriva qui a piedi e lungo questa via che è dietro di me, arrivano gli amici di Peppone a fargli vedere che hanno vinto il referendum. Ritornò nel pomeriggio quando pensava che ormai tutto fosse finito. Rivisto, reverendo. Non manca che la sua firma, se la vuol mettere. E soprattutto se riesce a trovare un angolino libero. Perché vede... L'avvocato Benelli e Rosa Carbone. Siamo sotto i portici, a lato della piazza, cioè qui dietro c'è la chiesa. E dicevi, Dario? Allora, se non sbaglio, lì c'è la scena, sotto quel portico lì c'è la scena del prete di Dancorso, che arriva da là, va in là. I tavoli di fuori con la gente, lo ferma e la rissa, eccetera, eccetera. E siccome faceva caldo, non rimaneva loro che una cosa da fare, una buona bevuta. Si vede che il bar è qui, sotto a quest'angolo di questo portico più moderno, che è già però, questo secondo me, moderno. È già un po' troppo moderno questo portico. Ma questo modo ci avrà 60 anni. La notizia della grossa vincita a Totocalcio eccitò immediatamente l'interesse generale. Il mistero del compagno milionario Pepito Sbazzeguti dominò i pensieri. Vabbè, verificheremo con... E ci sono gli stridi. I manifesti di quando c'è le votazioni. Anche quelle colonne, qua mi piacciono i manifesti. La giornata della pace segnò l'inizio della battaglia. E la propaganda rossa non si limitò alle parole dei manifesti. Uomini dalla parola facile, venuti espressamente dalla città, presero a intrufolarsi abilmente in ogni capannello. Piuttosto potrebbe essere un po' più avanti lì, che quello è un portico più credibile, dove poteva esserci l'officina di Walter, il figlio. Giusto, l'officina di, dove diavolo è? Ne so qua. Qua. Che poi aspetta un attimo, mi è venuta a mente una roba. Dica, Duca. L'ingresso del municipio nel film, specialmente quando c'è il contadino che va, che porta le valle, c'ha le vacche all'ingresso del municipio, è sotto i portici, ma il municipio non ha i portici. Però in altri film è una ricostruzione. No, saranno altri portici presi qua. Però in realtà secondo me sono i portici questi davanti a noi, quelli della piazza. Sì, ma secondo me piazza. È tipo quello. Esatto, tipo lì. Sì, lì probabilmente. E quelle, secondo me quelle porte a vetri dal negozio moderno l'hanno modificate, non era fatto. Sì, fatica. Può essere.
detto di arrangiarmi, mi sono arrangiato. Così. Secondo me questo sottoportico qui è quello dove c'è l'officina di Walter. Non fu contagiato da quella specie di febbre dell'oro. Gli interessava molto di più la febbre di Peppone. Questa qui è la casa del popolo, che è abbandonata. Ah sì? Sì. Ma era in centro, io mi ricordavo fosse fuori paese la casa del popolo. Ma non lo so, no, credo che quella del film fosse una cosa del film. Ah, che questa è vecchia. Sì, no, questa è quella vera, è quella vecchia, vedi, un palazzo vecchio, è in ristrutturazione ma è abbandonata. Questa porta, che una volta era ad arco, ma ora è diritta, vedi, è stata modificata negli anni. Dovrebbe essere la porta della casa della signora Cristina, che si vede in una scena quando arrivano. Dai, mettiamo la scena. Si decide a domandare l'aiuto della signora Cristina, ma il giorno prima Cristina era caduta dinanzi al portone della sua casa sotto il peso dei suoi 85 anni. E dopo l'antipasto, ora ci avventiamo su questi bellissimi primi che sono... Mi raccomando, facci cadere il telefono. Forse esatto, come la volta scorsa. E cosa aiuto? Le tagliatelle col culatello e i ravioli di zucca. Di zucca. A dopo. Eccoci qua, siamo nella panda. Si muore di caldo. Dario, se tieni di qua forse è meglio, eh? Questa è la Madonnina del Broghetto. Del Borghetto. Che è quella della casa popolare. Anche okay. Se non c'è nella casa popolare, negli scavi, secondo me non sono proprio convinto che sia questa, perché io sta strada che fa così non me la ricordo, c'era tutta una spianata qua. Io non sono convinto che sia questa, eh. Ed ecco la cappelletta della discordia. Monsignore aveva voluto che il comizio si svolgesse proprio lì per rimanere a più stretto contatto con la realtà. Peppone e compagni avevano accettato l'invito ed erano pronti alla lotta. Mentre si attendeva l'oratore ufficiale, che poi non venne, Don Camillo chiese di dire due parole per liberare il campo da ogni equivoco. No, aspetta, cioè... Te lo spiego subito. Questa strada qui è una variante alla strada statale che prima passava dentro al paese. Questa strada qui è stata fatta dopo. E questa spianata. Sì, ma anche la forma della struttura. No, è quella, è dai. È diversa da quella. Vabbè, ce l'avranno messa loro tanto per fare una cosa turistica. Secondo me sì, non è questa, secondo me è da un'altra parte. Secondo me è questa. Borghese. Comunque tenga il telefono suo. Vabbè. Comunque sia, qui caso, sui portici. Questa è la via che poi va alla piazza, quindi sono questi qua i portici, perché qui c'è scritta Pernice Fresca. Cominciò a scherzare sulla disavventura della compagna Gisella. E più la gente rideva e più Peppone e compagni si inasprivano. E qui c'è la stazione di Don Camillo, che però è stata riverniciata, quindi di originale c'è rimasto poco e niente. Che lì c'è ancora il casotto che si vede nel film, quello c'era e si vede. E tra l'altro non si chiama più nemmeno Brescello Ghiadana, scritto sul muro, ma solo Brescello. Non è sempre stato solo Brescello? No, nel film è Brescello Ghiadana. Questa. Ci sono i binari, che vabbè, sono dei normalissimi binari di una stazione non elettrificata ancora oggi. E attraversamento a raso. Cos'è attraversamento a raso? Sì, vabbè, è una classica stazione di periferia, avanti. Sì, immaginate, arrivava il trenino a vapore. Siamo qui sulla statale con la panda, ma soprattutto siamo qui, venga, che sennò non mi entra nell'inquadratura lei, come sempre. Il passaggio a livello di Peppone.
quello dove Don Camillo supera. Esatto, che qua di fianco c'è il treno. Che arriva lì, passaggio a livello, e qui è quella famosa scena in cui Don Camillo passa sul treno e vede Peppone fermo al passaggio a livello chiuso, che purtroppo ora è aperto, se no ci saremmo fermati anche noi al passaggio a livello. È andato a sistemare un pasticcetto a Parma, ma è andato dalla vecchia zia morta. Ad ogni modo, inutile che lo diciamo noi, una foto alla fine. Vi ci facciamo vedere la scena originale. E doveva fermarsi a Reggio Emilia, Gesù! Non si può essere certi di così! Qua c'è la nostra compagna di viaggio, e questa è la chiesetta del Borghetto, giusto? La Madonnina del Borghetto. No, come si chiama questa chiesetta? La chiesetta dove si celebra il matrimonio dei ragazzi, quelli che non si potevano sposare, eccetera, sì, eccetera. Ma ancora una volta vi lasciamo alle scene del film, che sono sicuramente più eloquenti. E comunque si noti che questa chiesa, ora voi non lo potete, cioè, magari vi si potrebbe dire, ma comunque vi si dice, non c'è il Po qui. Questa come chiesetta no? Non lo vedi lì dietro, la spacciano che c'è il Po. Come lungo il fiume, ma in realtà il fiume è là, dalla parte opposta del paese, è laggiù in fondo. Questa è in mezzo alla campagna ed è sconsacrata, credo, tutto chiuso. Purtroppo è chiuso, non ci si può accedere. No, è sconsacrata, tutto chiuso. Credo sia privata. Credo non è sconsacrata perché privato. Ci sono ancora le croci sul tetto, vedi, se no le avrebbero tolte se era sconsacrata. Dici? Ma sì. Le campane l'hanno levate, vedi? E che c'entra? Quelle suonavano quando c'era la tempesta lì, quando c'era nel fiume. La disgrazia imminente. E niente, ora comunque noi siamo fermi su una provinciale, quindi sarà anche il caso che ci leviamo di qui e vi lasciamo appunto alle scene del film a confronto con la chiesetta sul lungo Po. Infatti dietro si vede proprio, si vede dove c'è quell'albero, si vede che c'è proprio il Po, va giù così, più Po di così. Alle scene del film. La chiesetta di San Lucio, vecchia e decrepita, era a 3 chilometri dal paese in riva al grande fiume. L'avevano costruita lì sicuri che San Lucio, per non bagnarsi i piedi, avrebbe badato a tenere indietro le acque. Vi celebravano la messa una volta all'anno e ci si poteva arrivare o dal fiume o attraverso il grande bosco di pioppi oltre l'argine maestro. Inserire banconote o carte.